Molte volte mi è capitato di parlare con persone che hanno messo in vendita la casa da mesi, mesi, addirittura anni e risultati zero. Queste persone depresse, demoralizzate, hanno dato la colpa al mercato, al Covid, alla crisi, insomma, a qualsiasi cosa. Ma io mi domando, se altri hanno venduto la casa nello stesso momento di mercato, perché loro no? Evidentemente il problema non è il mercato in generale, il problema è l'immobile, come viene proposto, il prezzo, insomma, vediamo alcuni possibili problemi e anche qualche soluzione. Siete sicuri che il prezzo al quale state proponendo la vostra casa sia quello di mercato? Su che parametri vi siete basati? Avete consultato l'agenzia del territorio? Avete consultato il borsone immobiliare? Avete fatto una valutazione comparativa? O siete andati a sentimento? Eh sì, noi italiani, storicamente e sociologicamente, si sa, siamo legati al concetto della casa e per cui spesso attribuiamo alla casa un valore storico, un valore affettivo e quindi sparametrato perché non prendiamo in considerazione gli aspetti tecnici, gli aspetti di mercato. Oppure, seconda ipotesi, pensiamo a quanto l'abbiamo pagata, a quanto ci abbiamo investito, addirittura le tende, il climatizzatore, l'imbianchino. È chiaro che a volte si arriva a pensare a dei valori che il mercato di oggi non recepisce. È importante ricordarsi che si sta vendendo un oggetto, un bene, che per quanto sia stato caro è pur sempre un oggetto e il nostro potenziale acquirente lo valuterà come tale e lo vorrà comprare sicuramente nelle migliori condizioni possibili, alle migliori condizioni possibili. Per cui, se vi siete resi conto che avete sovrastimato la vostra casa, allora rivedete il prezzo. Magari potete affidarvi a un professionista che vi faccia una valutazione, un professionista che sia un agente immobiliare abilitato e non un tecnico, perché il tecnico fa una valutazione appunto tecnica e non di mercato. Quindi affidatevi a un professionista che vi fa una valutazione di mercato e poi potete pagarlo solo per quello e procedere da soli se lo ritenete opportuno. E una volta che avete stabilito il prezzo giusto, eliminate tutti gli annunci vecchi, fate pulizia, via tutto. Ripartite dopo qualche settimana da zero, con due accorgimenti. Uno, foto professionali. Le foto col telefonino non si possono vedere. Ma soprattutto chiamate un fotografo che sia capace di fare foto da interni e preparate la casa. Avete mai sentito parlare di home staging? Ho realizzato un video dove vi spiego quali sono i trucchetti, lo leggete qui sotto. Quindi, home staging, foto professionali, una volta che avete il bel materiale pronto, allora confezionate gli annunci nuovi. Anche perché, vedrete, la vostra casa non sarà più riconoscibile da chi magari, a sua volta, cerca da mesi la casa giusta e conosce i portali immobiliari a memoria. A proposito di annuncio, non ci sono solo foto belle, non c'è solo un prezzo, c'è anche un testo e il testo è da pensare. Allora, identificate un target. A chi è adatta la vostra casa? A una famiglia numerosa? Evidenziamo gli spazi generosi, magari il soggiorno ampio, la cucina abitabile dove si può cucinare con gli amici, le camere da letto, insomma tutti gli spazi che possono essere adatti ai ragazzi che magari sono grandi, via dicendo. Oppure è una casa in una posizione particolare perché magari è vicina ai servizi, allora elenchiamoli, spieghiamo che ci sono le scuole a due passi, magari il parco, le botteghe di quartiere, insomma cambiamo prospettiva, non dobbiamo dare solo informazioni tecniche, quelle ovviamente per forza certamente, ma anche qualche emozione, insomma spieghiamo come si può vivere davvero la vostra casa. Vale la pena dire due parole anche rispetto all'agenzia immobiliare alla quale vi siete affidati. Tenete presente che a nessuno piace investire soldi se non c'è un risultato concreto. Che cosa intendo? Un'agenzia immobiliare deve per forza lavorare in esclusiva in maniera tale che possa credere nella commercializzazione dell'immobile, investire del denaro e far sì che la strategia possa portare a un risultato concreto. Affidate l'incarico in esclusiva a un'agenzia immobiliare, decidete insieme all'agenzia la strategia di marketing e mi raccomando, controllate che l'agenzia collabori, questo è fondamentale, è esclusivamente nei vostri interessi. Se nonostante tutto il risultato non arriva, allora cambiate agenzia.